Ciao Bettis.it, esiste il fratello sfigato dell'amore bugiardo, esiste la traduzione cinematografica sfigata di un libro di Gillian Flynn rispetto a quel popò di film, quel popò di successo commerciale e fottuto completamente all'Oscar, ancora non sappiamo perché, insieme a Interstellar di Christopher Nolan, e mi dispiace, anche per il buon Christopher, l'amore bugiardo e Interstellar furono quei due film dell'anno scorso clamorosamente ignorati con grande crudeltà e anche un pizzico di nonsense per quanto mi riguarda dall'Academy, dall'Oscar, ma dimentichiamo. Però esiste il fratello sfigato dell'amore bugiardo, si intitola Dark Places, nei luoghi oscuri, lo ha diretto un francese, Gilles Paquet-Brenet, che dalla Francia è andato a Hollywood per tradurre questo bel thriller letterario di Gillian Flynn, la stessa autrice formidabile dell'amore bugiardo. Gilles è stato così coraggioso che l'ha anche adattato, mentre invece David Fincher ha preso Gillian e le ha detto: fammi un bel adattamento dell'amore bugiardo. Dark Places di cosa parla? Parla di Libby Day, una bambina che a 8 anni ha un po' assistito, un po' no, alla mattanza, all'omicidio, a una serie di omicidi accaduti nella sua casetta. E poi stacco, arriviamo a Libby che ha quasi 40 anni, è interpretata da Charlize Theron ed è diventata una loser, è diventata una white trash e quindi è diventata una donna che si trascina senza molti soldi ed è così povera e così poco motivata, così depressa che verrà coinvolta anche a livello economico da un club di pazzoidi capitanati da Nicholas Holt che sono degli amanti della cronaca nera. Adesso io ho sposato addirittura, pensate che perversione, una persona patita di cronaca nera. Passo tutti i mercoledì e anche i venerdì a vedere Chi l'ha visto, Quarto grado, perché mia moglie è patita, le donne sono patite di cronaca nera. Questa è una cosa che mi disse anche Daniele Cesarano, uno degli sceneggiatori bravissimi di Romanzo criminale serie TV, che aveva scritto anche Donne criminali, una serie di sulle donne che ammazzavano. Quindi c'è un gruppo di persone, tra cui molte donne, ma anche alcuni uomini, tra cui Nicholas Holt, la seconda volta che collabora con Charlize Theron dopo il bellissimo Mad Max Fury Road. C'è un club di patiti di cronaca nera, di patiti di casi di folli, di omicidi, che contattano Libby e, anche attraverso il fatto che lei ha bisogno di soldi ed è disperata, la pagano per partecipare a delle riunioni in cui possono fare delle domande, possono parlare con lei come se lei fosse un talent. Questo è molto affascinante. Di nuovo Gillian Flynn, dopo L'amore bugiardo, riflette su fattacci di cronaca nera, i media e come il mondo percepisce attraverso i media i fatti di cronaca nera e come il protagonista di un fatto di cronaca nera come Nick anche nell'amore bugiardo si relaziona ai media e a come l'esterno attraverso i media sta vivendo il suo fatto di cronaca nera. Anche nell'amore bugiardo c'è questo, ricordiamoci Amy, splendida, di Rosamund Pike, che nella casa del riccone, che poi ammazzerà, nella casa del riccone Amy comincia a percepire in modo diverso suo marito attraverso l'immagine che suo marito proietta nei media, fingendo peraltro, vabbè, insomma, meraviglioso. Allora, questo c'è anche in Dark Places, cioè la cosa più interessante è quando Libby partecipa a delle riunioni con questi pazzoidi che la pagano e che anche hanno delle idee, quella è la parte più bella del film, hanno delle idee diverse da lei sulla dinamica appunto dell'omicidio. A questo punto, attraverso un montaggio alternato di flashback e presente, noi spettatori vediamo come sono andate in realtà le cose e andiamo indietro, e quello è una scelta molto debole dal punto di vista cinematografico. Andiamo indietro e vediamo come un flashback a lento svelamento, come c'era una volta il West di Sergio Leone, noi arriveremo a capire realmente come sono andate le cose. Libby aveva delle idee sull'omicidio, l'hanno messa un po' in crisi questi pazzoidi e quindi anche Libby comincia a mettersi in discussione. Allora, il film ha un sacco di problemi. Il problema principale è che Charlize Theron, secondo me, è un'attrice che si porta dietro un segno di intelligenza che non va bene per il personaggio di Libby Day. Ci voleva un'attrice, non dico stupida, ma con un segno
del recitativo che potesse essere più forte per quanto riguarda una certa ottusità. Una Scarlett Johansson più vecchia, perché Scarlett c'ha 10 anni meno di Charlize Theron. La Theron è troppo intelligente per noi ormai, per me è troppo affascinante, è troppo intelligente, la puoi imbruttire, la puoi instupidire, ma comunque non mi ha convinto come Libby Day, perché c'è Charlize Theron, e attraverso la sua carriera e le sue prove e la sua sopraffina intelligenza che mette nei suoi personaggi, non mi ha convinto come Libby Day. E poi c'è una cosa che non si deve fare al cinema: abbiamo contestato, ho contestato nel Bad Movie un momento di Suburra, che per me non dico che non compromette il film, che è bellissimo, ma rischia quasi di comprometterlo per quanto è grave come errore cinematografico. Qui il buon Gilles Paquet, Brenné Gilles, ma che ci hai avuto nella tua testona francese, filma un momento decisivo della mattanza nella casa della piccola Libby Day in modo assurdo, come non bisognava fare, e in modo anche molto diverso da come Gillian Flynn lo scrive nel libro, e quindi il film va abbastanza a puttane in quel momento, si distrugge tutto, ed è un peccato perché aveva il suo perché. E secondo me bisognava chiuderlo molto di più sul rapporto tra Libby Day e questo circolo di patiti di cronaca nera, nel quale sicuramente ci sarebbe stata quella bastarda di mia moglie, sicuramente, perché e quelle sono le scene più belle del film. Poi c'è anche Corey Stoll, che fa il fratello di Libby, il cattivo di Ant-Man, e poi c'è Chloe Moretz, che fa una satanista non male. Insomma, il film ha delle cose, ma è sbagliata Charlize Theron, e c'è questo errore clamoroso, clamoroso, nel momento decisivo della mattanza a casa Day, che compromette decisamente il film, lo fa diventare, il film è stato un mezzo disastro, è uscito pure in ritardo, l'hanno un po' accantonato, e insomma non è una traduzione forte di un bel romanzo di Gillian Flynn. Stiamo parlando di Dark Places, nei luoghi oscuri. Gilles, mi dispiace per te, Gilles Paquet, Brenné, Hollywood, non è andata bene. Voilà, ciao Bethesda.